Superare le divisioni create nel corso della precedente presidenza Pichler. Stringi, stringi, è stato questo il leitmotiv della conferenza indetta dai vertici dell'Associazione Provinciale Artigiani, che raggruppa una settantina di mestieri per un totale di 8.000 iscritti e che, a 2 mesi dall'insediamento della nuova dirigenza, ha tracciato un primo bilancio, annunciando al contempo per metà maggio un convegno a porte chiuse nel quale, per la prima volta, la grande base dei 900 dirigenti eletti potrà esporre le tematiche da affrontare in futuro. Ma qual è il clima che si respira adesso, a 2 mesi da quel febbraio bollente che portò alla crisi interna con le dimissioni in blocco dell'esecutivo APA guidato da Walter Pichler, che poi ricandidò per essere battuto sul filo di lana dal gruppo guidato da Gerd Lanz per la parte tedesca e Ivan Bozzi per quella italiana? Ma tendenzialmente positivo. E come devo dire, io ascolto molto, cerco anche di apportare il mio contributo. E come ho detto anche poc'anzi, sono fiducioso che man mano che ci conosceremo ancora meglio, sia col Presidente che col giovane Haller, abbiamo tutte le strade aperte. Dipenderà da noi e anche dall'apporto che abbiamo, che riceveremo da tutti. Intanto però il Presidente Durvalder vi ha detto: cercate un po' di arrangiarvi, insomma, non pensate, non fate troppo conto sugli aiuti pubblici e soprattutto innovare, innovare, innovare. Innovare va bene, ma io credo che sia l'amministrazione pubblica che la politica ha bisogno di noi, almeno quanto noi abbiamo bisogno di loro. Sicurezza sul lavoro, meno burocrazia, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, crediti e liquidità, appalti pubblici e moralità di pagamento sono le priorità emerse dalle 70 assemblee territoriali svolte dal presidente Lanz e dai suoi vice Pardeller e Bozzi in questi 2 mesi. Un metodo di lavoro che si basa sulla raccolta dei temi direttamente dagli associati. Tra questi, una fronda è costituita da Pro Handwerk, che anche tramite una piattaforma su internet spinge per le riforme, per una maggiore trasparenza interna e per un differente sistema organizzativo. Se sentiamo le voci, diciamo, c'è già discussione che, diciamo, il vicepresidente dell'APA vorrebbe diventare presidente della Service. E già lì abbiamo un problema, perché allora vuol dire nient'altro che avevamo di nuovo due presidenti divisi come gli ultimi 2 anni, e l'APA non può concentrarsi al suo lavoro. Perciò precisiamo di nuovo, noi vogliamo un presidente e un'APA forte per dare più peso ai nostri esigenze.